cos'è questo? È, mo ve lo dico, è un ottamatone. Che cos'è un ottamatone? Qualcuno di voi penso che lo sappia. È uno strumento musicale, boh, giapponese, penso. Funziona così. Tu devi aprirgli la bocca, così, no? E poi... è una... va! Forza! Ma poi non è che è facile da usare perché non fa niente. Perché a me a sto punto viene un po' il dubbio, eh. Ah, però si accende. Oh! Ma che cacchio ti ho detto che devi fare così? No, no, è finita! È finita, è finita, è finita! Questo è pericoloso, eh. Questo è pericoloso. Sei fermato. Ma, che... ma siamo deficienti. Ma vaffanquilo. Dai, ma siamo. Ma dai, ma non è possibile, però. Cioè, ma manco a farla apposta. Ok. Aspetta, ma i tasti sono tutti. Ok. Ma suona di merda. Cioè. Dai, non ci credo. Mi hanno fregato di nuovo. Dai, non è po. Aspetta. In America. Per me questa è una cosa bellissima. Allora, è un ognomo in mutande, un nano da giardino in mutande. È be- no? Cosa? No, sono serio, è bellissimo. Si tiene anche un po', si nasconde le parti intime, vedi? Perché lui stava facendo pipì e poi è sopraggiunto qualcuno, ha detto "Ah, è morto!" E si è stupendo, ma è anche massiccio poi, eh. Quindi io propongo questo qui che possa divenire, poi ovviamente anche voi dovete dire la vostra, però secondo me potrebbe divenire anche lui un accessorio qui su Lion Lab, un po' insieme al cricetto demoniaco. Pronti? Adesso questa la so suonare pure, eh. Cioè, so come si fa a farle emettere un suono. Provo, eh. Avete sentito? Aspetta. Ma è Alex che fa le puzze questo qua, eh. Aspetta, mo. Adesso un attimo che, insomma, bisogna averci un attimo di. A te. Ha paura. Bisogna stare molto attenti! È pazzo! È molto più reattivo di quell'altro! Molto più reattivo di quell'altro! Si capisce anche quello che dice! Senti quello che dice! È pericolosissima questa questione! Non è pericolosissima questa questione! Potrebbero allearsi per un futuro peggiore per noi! C'è una sola soluzione! Ok. È immortale. Cosa? Aiuto, aiuto, non voglio più. Aiuto, aiuto, non voglio più. Mi sta prendendo in giro, lui sa che io ho paura ora. Sa che sono in giro, lui sa che io ho paura ora. Proviamo a scassarlo un po' di più, vediamo se. Non è pericoloso perché è di plastica, però ho rotto l'ognomo. Ho rotto l'ognomo. Sono sicuro che risolleverà i cuori di grandi e piccini perché è molto bello. Allora, un po' Ale. Allora, vedete? Ale, che ve ne pare? Guarda un po', senti, pronti? Eh? Pazze- e puoi fare anche così, aspetta, eh. Mo non so com'è si usa. Suppongo così. Zitti, eh. Pazzesco! Senti, eh. Pazzè, è incredibile. Questo qui è il sostituto
al tamburo, quello lì elettronico. Vi ricordate quel tamburo elettronico? Quello non ci è piaciuto per via del fatto che era troppo grande. Capito? Capito? Sono bravissimo poi. Il campanello non c'entrava nulla, quello è reale. Aspetta però, perché così rischiamo di combinare un disastro. A te? Lo so, lo so, lo so. Vi ho stupito. Allora. Porca miseria! Schiacciatelo, schiacciatelo! Schiacciatelo! Mori, mori! Zitto, zitto! Smettila! No, 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 non va bene, non va, se lo tengo sotto sopra forse sta fermo. Vabbè, aspetta, lo devo spegnere. Cosa cacchio è stato? Cos'è stato? Salve buon uomo, vuole un po' di sushi? Salve buon uomo, vuole un po' di sushi? Salve buon uomo, vuole un po' di sushi? Vuole un po' di sushi? Prendiamo.